Buon pomeriggio da Begato da parte di Stefano Sommariva e Daniele Orlandi. La giornata numero 27 del campionato di promozione Girone A. La sfida è quella tra Campomorone, Santolcese e Quigliano. Il Campomorone in posizione tranquilla di classifica, il Quigliano invece può ancora ambire a chiudere la stagione al primo posto, anche se sono 6 i punti che separano la squadra savonese dal Ventimiglia, ma il Ventimiglia quest'oggi è impegnato sul campo del Taggia, un campo dove in questa stagione ha vinto solamente la Loanesi. Per Tobanelli, è bellissima Tobanelli, però carica su un difensore, l'arbitro non fischia niente. Cappellano allarga e lo fa male. Subito Tobanelli recupera la sfera, cerca il servizio verso Alessi. Alessi cerca di difendere il pallone. Attenzione, c'è calcio di rigore. Forse no. No, c'è solo simulazione. Simulazione, quindi cartellino giallo per Alessi. In un primo momento sembrava che l'arbitro avesse indicato il dischetto su Caminiti. Raiola adesso va via alla difesa del Campomorone, poi va alla battuta col sinistro, la palla che va fuori di molto alla sinistra di Canciani. De Lucia va per una rincorsa più dritta rispetto a quella che aveva preso in precedenza, probabilmente valuta anche un punto di battuta differente, mentre Cappellano ha qualcosa da dire con i giocatori in barriera. Ancora Cappellano, attenzione, qualche colpo proibito, poi va anche Ligatulli, attenzione, ennesimo parapiglia. In questo caso è l'assistente che ha la responsabilità, probabilmente sta andando ad ammonire qualcuno. Richiama se qualche giocatore, sembra piana. Ammonito piana e lui sì, che era già ammonito. Ammonito anche stabile, infatti c'è il cartellino rosso per piana. Va De Lucia e scivola al momento della battuta. Una battuta assolutamente da dimenticare. Avendo anche un uomo in più, Caminiti cerca Rogerone in posizione regolare. Rogerone! Il vantaggio del Campomorone, arrivato al 19° del secondo tempo. Alla prima occasione buona, Rogerone ha colpito. Campomorone 1, Quigliano 0. Va a sfidare Rogerone, Mazzei fa valere anche il fisico, li va via. Mazzei cerca di rientrare, poi va ancora via Stabile che lo mette giù. E c'è un fallo in attacco di Mazzei. La battuta di Curaba subito verso Salas, appena entrato riesce subito a prenderla, poi la botta al volo e il gol bellissimo di Caminiti, il giovane classe 95 che porta il risultato sul 2-0. E questo gol taglia le gambe ai ragazzi del Quigliano. Vince per 2-0 il Campomorone. Campomorone che era in una posizione tranquilla di classifica, ha giocato quindi senza pensieri, con serenità. Un primo tempo brutto, poi ha sancito la vittoria nella ripresa grazie ai gol di Rogerone e Caminiti. C'è stata anche l'espulsione di Piana, come abbiamo potuto vedere nel servizio. Un Quigliano che invece deve dire addio probabilmente ai sogni di concludere il campionato al primo posto e probabilmente accederà quindi ai play-off.